La CMC, la cooperativa di Ravenna che si è aggiudicati i lavori per la realizzazione della metro Cosenza, rende Unical vicino al fallimento. La COP ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo, ma adesso la metro si farà o no? Operazione della polstrata di Vibo, recuperati 9 mezzi di cantiere per un valore di oltre 1 milione di euro che erano stati rubati, 7 le persone arrestate. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi in Calabria, gli impegni del governo per i territori colpiti dal maltempo e per gli ex LSU ed LPU. Il sogno di Mustafa, il venditore ambulante che ha salvato la dottoressa dell'ospedale di Crotone aggredita con un cacciavite da un cinquantenne, ottenere il permesso di soggiorno per il padre gravemente malato. Manca personale, disagi nel reparto dialisi dell'ospedale di Cetraro, la denuncia dell'ANED, situazione ai limiti della decenza. Primarie del PD, Marco Minniti si ritira, lo faccio, ha detto, per salvare il partito. Buon pomeriggio dalla redazione del TG Time. Dunque, in apertura torniamo ad occuparci della metro leggera Cosenza rende Unical, un'opera a quanto pare a rischio dopo che la CMC, la cooperativa di Ravenna che si è aggiudicati i lavori, ha chiesto l'ammissione al concordato preventivo. La COP in sostanza sarebbe vicina al fallimento. Sentiamo. Nuovo capitolo nella lunga e tormentata vicenda della metro leggera Cosenza rende Unical. La CMC, la cooperativa di Ravenna che si è aggiudicata i lavori, ha presentato una richiesta di ammissione al concordato preventivo. La COP sarebbe in sostanza vicina al fallimento. I debiti sono tanti, sfiorano i 2 miliardi di euro. Una crisi finanziaria che potrebbe mettere a rischio i lavori per la realizzazione della metro a Cosenza, anche se fino ad ora dagli uffici della cittadella regionale non trapelano segni di preoccupazione, a differenza di quando tanto in queste ore sta accadendo in Sicilia, dove la CMC ha vinto l'appalto per il completamento della statale di Agrigento e della metro di Catania. Ebbene, il governo regionale siciliano, dopo che il consiglio di amministrazione della COP ha dato il via libera alla presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, ha chiesto a Roma l'istituzione di un tavolo tecnico sugli appalti in corso d'opera nell'isola. E in Calabria, beh, al momento tutto tace, ma alla luce delle ultime vicende, la metro si farà o no? Vedremo. Intanto questo tratto di Viale Parco rimane chiuso da 2 mesi e così. Fino ad oggi sono stati effettuati solo una serie di sondaggi sui terreni, ma i lavori, quelli veri, non sono ancora iniziati. Ciò che resta è il disagio dei cittadini per una infrastruttura che forse un giorno si farà. E c'è un'altra opera che dovrebbe essere realizzata a breve, parliamo della rotatoria nei pressi dello stadio Marco Lorenzon di Rende. Allora, a che punto siamo? Siamo adesso in collegamento in diretta con Rosalba Baldino che ci spiega al momento qual è la situazione. Rosalba, a te. Sì, Isabella, intanto guardate questo cartello, vietato attraversare, ben in evidenza, eppure questa è una delle infrazioni più comuni commesse sulla SS107, siamo nel territorio di Rende, esattamente vicino allo stadio Lorenzon. La rotatoria di cui parlavi dovrebbe mettere in sicurezza questo tratto di strada che, in cui purtroppo si registrano tantissimi incidenti, un'opera già approvata, sono stati stanziati da parte dell'ANAS 500.000 euro, siamo proprio nella fase realizzativa. Quando cominceranno i lavori? È con noi l'ingegner Francesco Minutolo, lui è il dirigente dei lavori pubblici del comune di Rende. Allora, ingegnere, questi lavori, c'è stato un rinvio, si parla insomma di un avvio abbastanza veloce, quindi nelle prossime settimane. Lei intanto conferma questa notizia, a che punto si è? Sì, sicuramente. In realtà noi già in data 21 novembre, diciamo concordemente con l'ANAS, si è proceduto alla stesura di un primo verbale di consegna con riferimento alle attività propedeutiche all'inizio concreto dei lavori. Sono stati effettuati in questi giorni dei sopralluoghi con i gestori dei pubblici servizi per verificare tutte le possibili interferenze, quindi dei sopralluoghi abbastanza approfonditi
con lo scopo di evitare dei rallentamenti nella fase proprio di realizzativa in cui ci sono, diciamo. Quindi si può dire che la prossima settimana inizieranno questi lavori? Allora, nella prossima settimana si può dire che si comincerà con la posizione della segnaletica provvisoria, dopodiché cominceremo con tutte le attività poi concrete di realizzazione delle opere, attività che sicuramente si cercherà congiuntamente con l'ANAS di limitare in durata in modo da arrecare il meno possibile dei disagi alla circolazione. A proposito proprio del traffico, perché ci sono molte preoccupazioni, il traffico verrà deviato, ci saranno dei semafori, come funzionerà nel pratico? Allora, a seguito di diverse riunioni in prefettura per un'analisi dei possibili disagi che si possono manifestare nell'area urbana, si è optato per un progetto che prevede in realtà la permanenza della circolazione sulla 107, quindi in questo modo i disagi saranno minimi e si procederà alla chiusura, diciamo, per dei tempi piuttosto limitati degli svingoli, in modo appunto di evitare il più possibile disagi all'utenza. Quindi non sarà deviata la circolazione, i lavori dovrebbero durare 6 mesi. Altra così? Allora, sui lavori, diciamo, questa era la previsione iniziale, però proprio a seguito delle predette riunioni si è optato anche con la possibilità di lavorare anche in orari notturni, in maniera tale da limitare quindi la durata e quindi da arrecare il meno possibile dei disagi. E poi c'è un'altra preoccupazione molto importante che riguarda i tifosi del Rende, perché insomma siamo proprio di fronte allo stadio Lorenzon, l'inizio dei lavori precluderà il campionato, le partite continueranno a disputarsi qui? Allora, per quanto riguarda le partite casalinghe del Rende, chiaramente noi congiuntamente con la prefettura e con la questura vogliamo che praticamente il Rende giochi in casa, e quindi si stanno cercando di, in relazione al rischio delle singole partite, di trovare delle soluzioni compatibili tra candiere chiaramente partite del Rende. Quindi si troverà questa soluzione? Stiamo cercando di trovare delle soluzioni che garantiscono sicuramente l'ordine pubblico e anche la sicurezza proprio dei tifosi nel corso delle partite. Allora, abbiamo dato molte, ringraziamo l'ingegnere Minutolo perché ci ha dato davvero tante delucidazioni. Riassumendo, già dalla prossima settimana si aprirà questo cantiere, però la circolazione non verrà né deviata né interrotta sulla 107, il Rende dovrebbe continuare per le gare casalinghe a giocare in casa. È tutto, Isabella, ti restituisco la linea. No, la linea la prendo io, grazie a Rosalba, a Mario Scarpelli per questa diretta. Beh, una buona cosa il fatto che si lavori anche di notte, perché così avviene in altre parti del paese, si possono concludere celermente i lavori. Ma vedremo intanto se la prossima settimana ci sarà il via e poi quando effettivamente si comincerà a vedere qualcosa. Ma non è di questo che voglio parlarvi, ma della decisione assunta dall'ex ministro dell'interno Marco Minniti, che ha detto stop, non mi candido, per il bene del partito faccio un passo indietro. Quindi niente candidatura alla segreteria nazionale del partito, rimangono due in corsa, vale a dire Zingaretti e Martina. Perché Minniti dice questo? Beh, effettivamente qualcosa è successo all'interno del partito. Minniti si aspettava che tutta l'area renziana lo adottasse come candidato, lavorasse nella direzione di ottenere un ottimo risultato. Evidentemente ha toccato con mano che così non è. Già a partire dalla Calabria non è che Marco Minniti avesse, come dire, avuto subito la sensazione del partito attaccato alla sua posizione
spingendolo a raggiungere l'obiettivo della segreteria. Ma c'è un altro elemento che va sottolineato ed è venuto fuori nei giorni scorsi da un sondaggio di un'agenzia che si occupa di sondaggi ed è quella legata al fatto che Matteo Renzi stia pensando a mettere in piedi un altro partito, quindi lasciando il Partito Democratico. Leggendo da questi sondaggi viene fuori che questa ipotetica nuova forza politica piace al 12% degli italiani. Evidentemente in queste ultime ore si va in questa direzione perché il passo indietro di Minniti, come dire, forse accelera questo processo. Torniamo in studio. Il presidente della regione Mario Oliverio ha incontrato all'Unical gli studenti universitari dei diversi atenei calabresi. Studiare è un diritto di tutti, è stato questo il tema dell'assemblea organizzata all'Università della Calabria con gli studenti di tutti gli atenei calabresi. All'incontro ha partecipato il presidente Mario Oliverio che, dopo aver ascoltato gli interventi degli studenti, ha concluso i lavori dando con orgoglio contezza di ciò che il governo regionale è riuscito a fare negli ultimi 4 anni. Il 2014, quando io mi sono candidato, ho assunto un impegno prioritario, quello di garantire il diritto allo studio ai nostri giovani e alle nostre ragazze. E i dati parlano chiaro, noi abbiamo trovato una situazione per cui solo il 34% beneficiava della borsa di studio. Noi abbiamo investito risorse e oggi possiamo dire che abbiamo realizzato l'obiettivo di garantire al 100% degli studenti che sono entrati nelle graduatorie, perché aventi diritto, la borsa di studio. Abbiamo investito anche perché i nostri laureati possano avere la possibilità, l'opportunità anche di partecipare a dottorati di ricerca. Abbiamo investito oltre 40 milioni di euro per adeguare, innovare i laboratori, le strutture dell'università. Abbiamo sottoscritto un protocollo con le università calabresi destinando loro 128 milioni di euro per adeguare, innovare, per sostenere attività di ricerca e dare opportunità ai nostri giovani di poter esercitare qui appunto funzioni di ricerca e funzioni di specializzazione. Oggi il futuro della Calabria è sicuramente in mano ai giovani e passa proprio attraverso le università. Lo hanno ribadito con forza gli studenti nelle numerose testimonianze che si sono alternate nel corso della serata. A questi giovani oggi sono state date delle risposte. Alcuni di loro hanno anche potuto riprendere gli studi interrotti per difficoltà economiche. E adesso la dichiarazione dell'europarlamentare Laura Ferrara dopo l'operazione contro l'Ndrangheta che ha portato all'arresto di 90 persone tra Calabria, Olanda, Belgio e Germania. Laura Ferrara, lo ricordiamo, ha presentato una proposta di legge per uniformare la legislazione europea al riconoscimento del reato di associazione mafiosa. Maxi Blitz, che evidenzia ancora una volta come la mafia sia ramificata oramai in tutto il mondo, quindi un fenomeno purtroppo che non è presente soltanto in Italia ma che ritroviamo nell'intera Europa e anche oltre i confini europei. Ho presentato una lettera stamattina al commissario Julian King proprio per sollecitarlo a riprendere in considerazione quanto chiesto dal Parlamento europeo nella relazione di iniziativa legislativa sul contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata. In questa relazione di cui sono stata relatrice, chiedevamo che l'Europa si dotasse di norme minime comuni per contrastare il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. In questo modo quindi si agevolerebbe chiaramente l'operato delle forze dell'ordine e soprattutto si andrebbero a colmare quei vuoti normativi presenti negli altri paesi europei dove appunto non esiste ancora un reato di associazione mafiosa e che quindi ha permesso ai mafiosi di poter operare impunemente e anche andare a reinvestire i proventi dei loro illeciti in attività commerciali all'estero. Operazione della polstrada di Vibo, recuperati 9 mezzi di cantiere per un valore di oltre 1 milione di euro che erano stati rubati, 7 le persone arrestate.
Tutto inizia nel marzo 2016, dal furto di un mezzo nel cantiere della Cavalleri impegnata nei lavori dell'autostrada nel tratto Tramileto e Rosarno. Un'indagine accurata che ha portato alla luce una vera e propria organizzazione criminale, una banda di 9 persone che rubava, riciclava e rivendeva, addirittura utilizzando i siti online, mezzi d'opera di cantieri al nord come al sud. La centrale operativa era guidata da Salvatore Schiavone, già i domiciliari a Nicotera Marina, con tanto di braccialetto elettronico, e composto da Pasquale Napoli e Rocco Pesce, tutti portati in carcere, mentre il compito operativo aspettava Gaetano Rao di Rosarno, Antonio Panzitta di Rombiolo, Vittorio Schiavone, originario di San Calogero ma residente nel Bresciano, e Rocco Minzoturo, nativo di Torrionova ma domiciliato a Cinisello Balsamo, tutti spediti ai domiciliari, mentre l'obbligo di dimora presso la propria residenza è stato notificato ad Angelo Navarra di Rombiolo e Antonio Zangari di Laureana di Borrello, al quale, nel corso di una perquisizione, è stato scoperto un altro gruppo elettrogeno rubato a Gerace nello scorso agosto. In tutto 9 i mezzi che sono stati individuati perché rubati per un valore di circa 1 milione di euro. L'operazione è stata portata a termine dalla Polizia Stradale di Vibo Valentia. Un'organizzazione di professionisti con ruoli e mansioni diversi, dai promotori agli esecutori, a coloro i quali gestivano con l'emissione di fatture false eccetera la compravendita anche online di questi mezzi. La spregiudicatezza è relegata appunto alla perfetta conoscenza del mercato dei mezzi d'opera facilmente taroccabili rispetto ai veicoli immatricolati, e proprio per questo di facile collocazione sul mercato. Devo dire, ci sono stati input anche dei legittimi proprietari che riconoscevano i mezzi effigiati sui social. In molte circostanze è stato possibile rintracciarli, in altre è stato più complicato perché si può ben immaginare che i luoghi dove questi erano depositati non si evincevano chiaramente dalla fotografia. Il ministro per il Sud Barbara Lezzi in Calabria e gli impegni del governo per i territori colpiti dal maltempo e per gli ex LSU ed LPU. Tour calabrese per il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Ecco l'arrivo a Crotone, dove ha presieduto un vertice in prefettura. Prima alcune tappe tra i comuni colpiti dal maltempo, poi nella città pitagorica il ministro ha incontrato i sindaci delle zone danneggiate, i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e i titolari delle aziende che hanno subito danni ingenti causati soprattutto dalle trombe d'aria del 20 e del 25 novembre scorsi. Ma quali gli impegni del governo? Noi abbiamo fatto un piano di investimenti per mettere a sistema tutte le risorse che sono nei fondi strutturali europei, nel fondo sviluppo e coesione presso il Ministero per l'Ambiente, per metterli tutti in sinergia e fare un grande piano contro il dissesto idrogeologico che vede già destinate circa 7 miliardi e 200 milioni. Il ministro ha poi commentato le carenze infrastrutturali nella regione. Nella legge di bilancio ha detto: abbiamo aumentato a quota 34% gli investimenti per ANAS ed RFI a beneficio delle infrastrutture al sud. A tale somma, ha aggiunto il ministro, vanno sommati i fondi strutturali europei per colmare il gap infrastrutturale del meridione che ha strade da terzo mondo. Poi un passaggio sulla vicenda degli ex LSU ed LPU. Barbara Lezzi infatti è arrivata in Calabria proprio nel giorno della mobilitazione degli oltre 4.500 ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che chiedono il rifinanziamento del fondo di 50 milioni di euro per il precariato storico calabrese e lo sblocco delle assunzioni negli enti locali. Ecco le rassicurazioni del ministro. Con il disegno di legge concretezza della funzione pubblica abbiamo già sbloccato il turnover, è stato già approvato in Consiglio dei Ministri e sta facendo il passaggio in Parlamento. Per cui noi vorremmo riuscire entro la lettura in Senato della legge di bilancio di armonizzare lo sblocco del turnover con la stabilizzazione degli LSU. Se non riusciremo nei prossimi 10 giorni, perché la legge di bilancio, come sapete, prima di Natale sarà approvata alla Camera, quindi già in terza lettura, allora faremo una proroga. Il sogno di Mustafa, il venditore ambulante che ha salvato la dottoressa dell'ospedale di Crotone aggredita con un cacciavite da un cinquantenne, ottenere il permesso di soggiorno per il padre gravemente malato.
Mustafa, il marocchino eroe che ha salvato la dottoressa Crotone, vive in Italia da 30 anni, pensa di aver fatto solo il suo dovere aiutando una persona che chiedeva aiuto, salvandole la vita. Le istituzioni, a partire dal sindaco della città di Pitagora, hanno inteso incontrarlo. Grandi onori, ma l'uomo, sposato e padre di due figli, ai nostri microfoni, confessa di avere un problema con il padre ammalato. Io vorrei solo una cosa, che mio padre ne lasciano un permesso di soggiorno per curarsi. Si deve curare perché c'ha un male e c'ha insufficienza renale, è stato operato dal cuore, adesso ha bisogno di medicina, deve fare chemioterapia e c'ha un sacco di problemi. 70 anni c'ha mio padre, è malato, è ricoverato adesso. Lo sto mantenendo io adesso mio padre e non c'ha soldi, poverino, non c'ha un permesso, io voglio solo un permesso, gli danno per andare avanti, perché non ce la fa, poverino, sta male. Lui non lo chiede, ma dopo il gesto, che crediamo non sia scontato, è possibile dargli una mano? Manca personale, disagi nel reparto dialisi dell'ospedale di Cetraro, la denuncia dell'ANED, situazione ai limiti della decenza. Il reparto dialisi dell'ospedale di Cetraro è al collasso, manca personale, è una situazione, denuncia l'ANED, al limite della decenza che affossa un servizio di qualità. La denuncia dell'Associazione Nazionale Dializzati, in particolare del responsabile per la provincia di Cosenza, Antonello Troia, nel nosocomio del Tirreno. I dializzati, si sottolinea nella nota, sono costretti a continui spostamenti all'ospedale di Paola perché manca il personale a Cetraro. Due infermieri non garantiscono, rileva l'ANED, quel livello di sicurezza cui il dializzato può legittimamente auspicare. Una terapia dialitica, si evidenzia, comporta molti rischi, dal collassamento alla fuoriuscita degli aghi a qualsiasi altro problema a cui seguono serie conseguenze. L'ANED si rivolge al sindaco di Cetraro, Angelo Aita, e al consigliere regionale Giuseppe Aieta affinché con una protesta simbolica davanti al reparto di dialisi possa richiamare l'attenzione degli organi competenti. L'auspicio è intanto che il responsabile del servizio possa trovare la soluzione all'annoso problema. Resta l'amarezza per i disagi che persone già ammalate e le rispettive famiglie sono costrette ad affrontare quotidianamente in una sanità che è sempre più problematica e sempre meno al servizio dei cittadini. Tutto pronto a Magli, località di Casali del Manco, per l'evento che apre le feste natalizie e che ha l'obiettivo di far rivivere l'antico borgo. L'associazione Ci Siamo Onlus, che ha promosso l'iniziativa, dà appuntamento a turisti e visitatori per il 7, 8 e 9 dicembre. Si chiama Magli, presepi e tradizioni, e l'evento promosso dall'associazione Ci Siamo Onlus, che partirà domani. Concetta Carravetta, presidente dell'associazione, qual è l'obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo di questa iniziativa è riportare la vita nel suggestivo borgo di Magli. 7, 8 e 9 dicembre vi aspettiamo per dare il via ad un percorso che ogni pomeriggio si aprirà alle 17:30 e che sarà un percorso che racconterà di antichi mestieri, racconterà di storie che vogliono tornare in vita e di momenti che vogliono coinvolgere grandi e piccoli. Ci sarà il Babbo Natale, ci sarà il dolce tradizionale. Ogni giornata si chiuderà con la musica, con talenti del posto. Per quanto riguarda la raccolta fondi, voi avete deciso di avviare una sperimentazione? Sì, assolutamente sì. Siamo fra le pochissime, una delle pochissime associazioni in Calabria che ha deciso di avviare una nuova modalità di raccolta fondi, il cosiddetto crowdfunding. Invito tutti a donare in modalità assolutamente tracciabile e trasparente, come fare un semplice acquisto online. Vi invito a visitare il sito BCrowdy, nel quale troverete anche la descrizione del progetto e le modalità. Donate e sosteneteci, un nuovo modo per dimostrare come è possibile anche in Calabria sperimentare e stare al passo con i tempi. Presentato a Cosenza, Villa Rendano, il libro di Emilio Tarditi, Felix e la gatta di Montaigne.
Felix e la gatta di Montaigne, scritti di vita civile cosentina. Questo è il titolo del volume di Emilio Tarditi, presentato nelle sale di Villa Rendano a Cosenza. Montaigne, lo ricordiamo, rifletteva spesso sulla necessità di ridimensionare il culto verso l'intelletto. Uno degli esercizi preferiti dal filosofo era quello di giocare con la sua gatta e scoprire la straordinaria esperienza di un linguaggio privo di parole, fatto solo di gesti, carezze e coccole. Il libro di Emilio Tarditi vuole essere un atto d'amore nei confronti di tante persone che nella sua vita hanno contato molto, ma anche nei confronti dell'amico che con lui ha sempre comunicato pur non utilizzando le parole. Felix è il mio gatto. Il titolo deriva da una sorta di gratitudine non solo agli uomini, alle figure che caratterizzano questa società, ma anche agli animali. E degli animali noi dobbiamo avere rispetto. Il libro richiama vicende autobiografiche che sono poste in relazione, oltre che con se stesso, con l'autore, con un contesto generale, fatto di persone che io ho conosciuto, scrittori, artisti, poeti, ma anche semplici persone dall'animo e dal sentimento molto nobile. Queste persone cosentine che io ho conosciuto hanno arricchito la mia spiritualità e io sono grato a loro per averle conosciute. E oggi, se nel libro c'è il loro richiamo, ciò significa che essi mi hanno lasciato in me un sentimento che io ho conservato fino ad oggi, che è la pubblicazione del libro. Adesso le previsioni del tempo. Prosegue la fase di bel tempo sulla nostra regione. Tra la seconda parte della giornata di domani e la mattinata di dopodomani assisteremo ad un parziale aumento della nuvolosità stratiforme abbastanza sterile. Per il fine settimana poi è atteso un nuovo graduale peggioramento a partire dai versanti tirrenici. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Oggi cielo generalmente poco nuvoloso per velature sparse. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità a carattere stratiforme a partire da medio e basso versante ionico. Temperatura stazionaria. Domani ancora qualche nuvola al mattino, specie sui versanti ionici, schiarite sempre più ampie nel corso della giornata. Temperatura stazionaria. Passiamo al comportamento di mari e venti. Oggi ventilazione debole di direzione variabile sul Tirreno con mare poco mosso. Quasi calmo il settore più settentrionale. Lo Ionio vedrà ventilazione debole dai quadranti orientali con mare generalmente poco mosso. Quasi calmo l'Alto Ionio cosentino. Domani venti tra deboli e moderati dai quadranti orientali, mari generalmente poco mossi. Calmo o quasi calmo solo l'Alto Ionio cosentino. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.